Buongiorno, oggi vorrei affrontare quello che probabilmente è l'argomento più caldo, più difficile, che è quello dei comportamenti nella vita quotidiana. Questa malattia che ha un decorso così imprevedibile e che per questo è anche molto ansiogena, perché ci fa sentire sempre molto impreparati, talvolta sembra di avere trovato un equilibrio o la giusta risposta a certi comportamenti problematici e poi magari dopo pochi giorni se ne presentano di nuovi. Tutti voi, tutti noi che viviamo con un malato di Alzheimer o di demenza, sa benissimo quanto ad un certo momento, soprattutto della malattia, diventi particolarmente difficile la gestione di alcune cose. Sto parlando dell'igiene personale piuttosto che quello che comunemente viene chiamato vagabondaggio, cioè il bisogno di essere sempre in movimento, piuttosto che invece uno stato di passività e di inattività. Così come molti altri comportamenti, ciascuno di voi ha sicuramente esperienza di questo ed è forse l'esperienza che grava moltissimo sul caregiver e oggettivamente è impreparato, siamo impreparati, è difficile trovare le risposte adeguate a certe manifestazioni che in alcuni casi sono molto molto difficili. Quello che quindi vorrei dirvi oggi non è tanto darvi delle ricette per affrontare ciascuno di questi comportamenti. Questo li trovate in tanti manuali, in tanti libri che ci sono in circolazione sull'argomento, e forse la ricetta giusta non c'è. Si possono dare alcuni ingredienti che poi ciascuno di noi deve sperimentare e provare, e poi a volte quello che va bene una volta non va bene la volta successiva. Però alcuni accorgimenti, questo sì, alcune indicazioni possono essere utili, poi ciascuno di noi può adattarle alla situazione che vive personalmente. Intanto una cosa è importante sottolineare, che la maggior parte dei comportamenti difficili, il non lavarsi, il vestirsi in modo bizzarro, l'aggressività, gli scoppi di ira, non sono espressione diretta della malattia. Provo a farmi capire meglio. La malattia in sé per sé non è che produca questo, la malattia produce disorientamento, stato di confusione, perdita di memoria e sono questi aspetti della malattia quelli che vengono poi comunicati, vengono poi espressi attraverso comportamenti molto problematici. L'ambiente influenza moltissimo la manifestazione di certi comportamenti. Pensiamo ad esempio ad un contesto dove ci sono molte persone, un contesto affollato, un contesto di confusione e immedesimiamoci in una situazione in cui questo per noi arriva alla nostra percezione come qualcosa che ci manda totalmente in confusione. Forse qualche volta lo abbiamo provato in certe circostanze, lo abbiamo provato in maniera molto minima. Ecco, provate ad amplificare lo stato di confusione e di disorientamento, oppure di trovarsi in un luogo del tutto sconosciuto, facciamo un viaggio, andiamo all'estero, andiamo in un posto e non ci perdiamo, perdiamo l'orientamento. Ora abbiamo il GPS, però perdiamo l'orientamento e c'è un momento in cui ci sentiamo inquieti. Questi disorientamenti che ciascuno di noi prova anche nella vita quotidiana provocano anche delle reazioni. Io ad esempio quando esco di casa e non ricordo dove ho messo la macchina, dove ho parcheggiato la macchina il giorno prima o magari 2 o 3 giorni prima, mi inquieto tantissimo, anzi confesso, mi arrabbio. Dici, con chi ti arrabbi? Provo rabbia perché non riesco nella mia memoria a mettere delle coordinate che mi permettano un comportamento adeguato rispetto alla situazione, cioè trovare la macchina. Ecco, noi proviamo tutti i giorni alcune esperienze di questo tipo,
di provare irritazione, rabbia, inquietudine, ansia, in situazioni a cui non diamo bene un senso, nel quale non ci orientiamo perché non ci viene alla memoria qualcosa. Pensiamo ai nostri cari che vivono in questo mondo, un mondo nel quale noi dobbiamo provare se non ad entrare, ad avvicinarcisi e a comprenderlo. Quindi è molto importante tenere presente che il contesto ambientale ha una grande influenza, anche il contesto proprio fisico, la disposizione dell'ambiente, la quantità di cose che ci sono nell'ambiente. È opportuno avere ambienti con meno oggetti possibili, l'essenziale, ad esempio. Detto questo, vediamo invece che cosa può direttamente provocare la malattia, ad esempio anche delle allucinazioni, cioè il vedere qualcosa che non c'è, oppure delle situazioni, dei problemi fisici che non vengono, non si riesce a identificare che cosa sono, il malato non sa esprimere. Tutto questo viene espresso dal malato con dei comportamenti che per noi poi è difficile gestire e comprendere. Ad esempio, il malato che non vuole lavarsi, forse non in tutti i casi, però spesso, molto spesso, c'è l'acqua sul corpo viene percepita come qualcosa di molto fastidioso, perché proprio le percezioni fisiche vengono alterate dalla malattia. Fare una doccia può essere percepito come qualcosa, degli aghi che bucano, che arrivano sulla pelle con un grande fastidio. E quindi è evidente che il malato non vuole fare questo. Se poi pensate che spesso viene un po' forzato a farlo, e se pensate che talvolta nel caso di un familiare, ad esempio di una figlia con un padre, e quindi c'è anche il pezzo del pudore, che in qualche modo spinge a questo, può essere diverso tra coniugi, tra marito e moglie, e quindi c'è anche, come dire, un po' questa intimità che è violata. C'è un senso, mettiamoci in quella situazione, una persona dalla quale non vorremmo farci vedere nudi, che ci fa mettere nudi nella doccia e noi percepiamo una sensazione fastidiosa dell'acqua sul corpo. Ma nemmeno noi vorremmo lavarci a quelle condizioni. È importante quindi cercare di capire quale può essere l'elemento che attiva una reazione che può essere rabbiosa o positiva, rabbiosa, talvolta anche aggressiva. Non so, se voglio fare esperienza personale, un accorgimento è stato quello di dare una giusta temperatura all'acqua e di dare un getto molto debole alla doccia, però ciascuno dovrà riuscire a cogliere che cosa è fastidioso per il proprio caro. La stessa cosa vale per l'abbigliamento, la percezione del caldo o del freddo: si può uscire con un golf di lana quando ci sono 40 gradi fuori. E se pretendiamo di metterlo adeguatamente vestito, forse ci troviamo di fronte ad un'opposizione e magari, se insistiamo, ad una reazione di tipo aggressivo. Ecco, tutto questo credo che sia importante tenerne conto, perché anche immedesimarsi, questo lo dicevo anche per il linguaggio, no? Perché è importante dare un senso, un significato a comportamenti. Non è che me lo fa per dispetto. Ho ad esempio un comportamento per cui c'è bisogno di uscire di casa e, come mi distraggo, la persona, il malato, mi esce di casa. Io ho letto di accorgimenti che magari in alcuni casi funzionano: disegnare una libreria sulla porta d'ingresso. Ho letto cose di questo tipo, però chiediamoci, qua si sta lavorando sull'io malato. Ancora una volta, no? Riprendo dei concetti che già ho cercato di passare. Noi dobbiamo cercare di favorire e di alimentare l'io sano. Allora, non è che sta scappando di casa, forse ha bisogno di uscire, forse si sente inquieto, forse quell'uscire in determinate ore
fa parte di un'abitudine consolidata nel tempo quando stava bene, magari era l'ora in cui andava al lavoro o l'ora in cui andava a fare sport. Cerchiamo di dare un senso a questi comportamenti, che non sono fatti per farci arrabbiare, per farci un dispetto, per scappare di casa, per fare delle furbizie. Talvolta possono avere qualche piccola furbizia, detto tra noi, però diciamo, tipo il fare piano piano per uscire di casa. Però forse se capiamo che questo è un bisogno, possiamo permetterlo. Il concetto che voglio dirvi è questo, ripeto, non voglio dare ricette, non ci sono e tante cose, tante indicazioni le potete trovare. Quello che voglio dire è non sostituirsi al malato nel fare delle cose per lui, perché nel momento in cui viene tolta autonomia, viene tolta dignità e più facilmente ci possiamo trovare a dei comportamenti di opposizione o di rabbia, e questo è un primo punto. E poi chiedersi quello che lui vuole o non vuole fare, è sicuro, è una minaccia per la sua incolumità o per gli altri? Questa è una prima discrimine, perché se va fuori con i guanti, ad agosto, certo, può essere bizzarro, ma fa male mica a nessuno. Forse è inutile che ci mettiamo a contrastarlo su questo, lasciamolo uscire con i guanti, magari ha freddo, magari gli piace, che ne sappiamo, ma non fa male a nessuno. Se vuole uscire di casa e sappiamo che però può perdersi e si disorienta, perché ad esempio, se non è possibile sempre accompagnarlo, fornirlo di un GPS, ce ne sono di tantissimi tipi che possono essere usati come portachiavi, come bracciali, come orologi, che possono essere nascosti in un taschino e danno molta sicurezza al familiare, che lascia andare. Se c'è ancora un minimo di autonomia, nel farsi una passeggiata, possiamo benissimo con il nostro cellulare verificare dove si trova e che spostamenti sta facendo il nostro caro. In questo modo possiamo evitare che si perda, se si perde siamo in condizioni di poterlo recuperare. A me è successo alcune volte. Quindi cerchiamo di capire che cosa è necessario trovare il modo di fargli fare. Perché è necessario come l'igiene e che cosa invece può essere anche lasciato andare, lasciato perdere. So di non essere stata ovviamente esaustiva in questo, e forse non è possibile neppure essere, ma di aver dato così semplicemente qualche indicazione. L'esercizio con cui vi lascio oggi è quello: di fronte ad un comportamento problematico che osserviamo, chiediamoci appunto, è pericoloso per la sua incolumità o per l'incolumità di chi gli sta vicino? Maneggia ad esempio detersivi, il gas, il fuoco in modo pericoloso? Una donna, una signora che ha cucinato sempre può voler continuare a farlo, però magari confonde i detersivi con l'olio. E allora è chiaro che è opportuno, ad esempio, togliere di mezzo i detersivi. Ma se non ci sono rischi, ma lasciamo anche qualche bizzarria. Forse la serenità e il senso di autonomia della persona sono qualcosa che va a vantaggio di tutta la relazione e anche di certi comportamenti più difficili da gestire. Certo, vorremmo che il nostro caro fosse collaborativo. Vorremmo che fosse più, tra virgolette, ubbidiente. Però dobbiamo prendere quello che c'è e cercare anche di comprendere questo. Posso rimandare un qualche cosa? Una doccia che, non può, che assolutamente oggi non voglio fare, posso rimandarla domani e forse prenderla in un momento in cui è più disponibile? Sì, certo. Quindi provare a riflettere quando si presentano dei comportamenti che a volte veramente ci tolgono il respiro perché ci arrabbiamo, perché non riusciamo a rimanere calmi, perché creiamo delle situazioni di tensione che in molti casi forse sono inevitabili, ma in molti casi forse anche no. Quindi è un pochino questo, un'autosservazione su quello che accade rispetto a questi comportamenti. Quindi, ripeto, cercare di non sostituirsi al malato, incoraggiare l'autonomia favorendone le condizioni.
di sicurezza perché questo accada. Grazie e al prossimo incontro che sarà anche l'ultimo.